A scuola avrai sentito spesso parlare di lessico. Il tuo lessico è povero. Ma che significa questa parola? E perché dovremmo avere un lessico più ricco? Il lessico è l'insieme di tutte le parole di una lingua e più se ne conoscono, più si comunica efficacemente. Tutte le parole della nostra lingua sono costituite da due elementi, il significante e il significato. Il significante è l'elemento concreto, costituito da suoni e lettere, percepibile attraverso i sensi. Diremo che è la forma della parola. Il significato è l'elemento concettuale, il contenuto, l'immagine mentale della cosa che quell'insieme di suoni e lettere esprime, ciò che fa venire in mente. Per esempio, quando pronuncio, leggo o ascolto la parola gatto, penso a un animale morbido, dolce, che fa le fusa e miagola. Questo è il significato della parola gatto. Analizziamo ora le parole della nostra lingua dal punto di vista del significante, cioè della forma. Possiamo dire che la maggior parte di esse è costituita da due parti, radice e desinenza. La radice è la parte fissa, quella evidenziata in giallo, che costituisce il significato fondamentale della parola. La desinenza è la parte variabile, quella cerchiata in rosso, che fornisce indicazioni grammaticali, come il genere e il numero. In questo esempio, il nome nonno varia nel genere e nel numero cambiando la desinenza. Le parole formate solo da radice e desinenza si chiamano parole primitive perché non derivano da nessun'altra parola. A partire dalle parole primitive, costituite da soli due pezzi, radice e desinenza, si formano molte altre parole della nostra lingua e ora vedremo come. Stiamo per parlare infatti delle parole derivate. Libreria, dolcezza, lavatrice sono parole derivate poiché ottenute aggiungendo un suffisso alle parole primitive libro, dolce, lavare. Ma che cos'è un suffisso? Il suffisso è un elemento che si aggiunge dopo la radice di una parola primitiva e ne modifica il significato. Il risultato? Una parola nuova, che può appartenere alla stessa categoria grammaticale o a categorie diverse. Dal nome libro, aggiungendo un suffisso, otteniamo il nome libreria. Dall'aggettivo dolce otteniamo il nome dolcezza e dal verbo lavare il nome lavatrice. I suffissi sono quelle parti evidenziate in rosa tra radice e desinenza. Ma per ottenere una parola derivata da una primitiva potremmo usare anche un prefisso. Il prefisso è un elemento aggiunto prima della radice di una parola primitiva. Qui lo vedi evidenziato in rosa. Aggiungendo un prefisso al nome nonno otteniamo bisnonno. Aggiungendo un prefisso all'aggettivo calorico otteniamo ipocalorico. Di norma l'aggiunta di un prefisso non cambia la categoria grammaticale della parola. Ci sono tantissimi prefissi e ognuno esprime un significato particolare. Per conoscerlo potrai consultare il dizionario. I suffissi servono anche per creare un'altra tipologia di parole, le parole alterate. Una parola alterata modifica solo leggermente il significato della parola da cui deriva. Dal nome scarpa, aggiungendo dei suffissi, otteniamo altri nomi. A seconda della sfumatura di significato avremo un diminutivo, un vezzeggiativo, un accrescitivo o un dispregiativo. Attenzione ai falsi alterati! Non spaventarti se vedi un lampone,
non è affatto un grosso lampo. E non cercar di spillare vino da un bottone, non si tratta di una grossa botte. Quando uniamo due o più parole, otteniamo una parola composta. La parola composta è una parola completamente nuova, dotata di un proprio significato, che nasce dall'unione di nomi, aggettivi, verbi, preposizioni o avverbi combinati tra loro. Osserva gli esempi. Anche le parole hanno una famiglia. Non lo sapevi? Una famiglia di parole o famiglia lessicale comprende tutte le parole che hanno la stessa radice, cioè che derivano dalla stessa parola primitiva. Ora che sei diventato esperto della forma delle parole, parliamo un po' anche del significato. Ogni parola della nostra lingua ha un significato letterale, detto anche denotativo. Molte parole, oltre al significato denotativo, ne hanno anche uno figurato, detto connotativo. Il significato della parola pane rimanda a delle belle fette fragranti e profumate. Ho mangiato pane, burro e marmellata. Nella frase Luigi porta il pane a casa, alludiamo invece al fatto che Luigi, col suo lavoro, mantiene la famiglia, cioè procura il necessario per vivere ai suoi figli. Nella prima frase, la parola pane indica in modo chiaro e preciso un oggetto. Nella seconda, il significato della parola pane è figurato, poiché il pane rappresenta il cibo in generale, quindi allude al fatto che Luigi lavora per dar da mangiare alla sua famiglia. Al lessico di una lingua appartengono tantissime parole. Se dal punto di vista della forma esse si raggruppano in famiglie lessicali, dal punto di vista del significato abbiamo i campi semantici. Semantico significa che ha a che fare col significato della parola. Rientrano in un campo semantico tutte le parole collegate tra loro dal punto di vista del significato. Sempre in base al significato esistono diverse relazioni tra le parole. Abbiamo i sinonimi, parole dal significato molto simile, ma mai uguale. Gli antonimi, che di solito chiamiamo contrari, cioè parole dal significato opposto. Gli iperonimi, parole dal significato molto ampio, generale, che include il significato di altre parole. Ad esempio, se diciamo animale, ci riferiamo indistintamente a un cane, un serpente, una scimmia, un tucano e via dicendo. Gli iponimi, al contrario, sono parole dal significato più ristretto. Se dico tulipano, non mi riferisco a un vegetale in generale, ma a una specifica tipologia di fiore. Alcune parole della nostra lingua hanno un solo significato. Molte ne hanno più di uno. Sono le parole polisemiche. Quando due o più parole hanno la stessa forma, ma significati diversi, siamo di fronte a degli omonimi. Attenzione agli omonimi, perché il loro significato si capisce solo dal contesto, cioè dalla frase o dal discorso in cui sono inseriti. Comunichiamo in tanti modi, ma principalmente con le parole. Usare quelle giuste per farsi capire quando parliamo o scriviamo è molto importante. Da oggi ne sappiamo di più sulla loro forma e il loro significato e senza dubbio inizieremo ad usarle con più efficacia e più consapevolezza. Ciao ciao!